Su 150 persone controllate solo tre sono state trovate sprovviste dei dispositivi di sicurezza. I salernitani insomma sembrano rispettosi delle regole contro il contagio, come emerge dalla massiccia operazione di controllo effettuata ieri dai carabinieri della compagnia di Salerno, guidati dal maggiore Adriano Fabio Castellari, che questa mattina presso la caserma di Via Duomo ha tracciato un bilancio dell'operazione che ha riguardato in modo particolare nella zona orientale del comune Capoluogo i quartieri di Mera. Catello e Ostacchio e ha portato risultati anche in altri settori. Obiettivo comune è stato quello di aumentare il senso di sicurezza partecipata in tutti i cittadini alle prese con l'arrivo del prossimo coprifuoco. Questa è una delle nostre operazioni di controllo del territorio che stiamo svolgendo in questo periodo anche con maggiore incisività non solo per la classica prevenzione e repressione di reati ma anche per il controllo del rispetto della normativa Covid. Ieri ci sono stati risultati decisamente importanti, abbiamo effettuato diversi posti di controllo rinforzati sia in quartiere Mercatello, che in zona di Sant'Eustachio che nelle zone a ridosso dei Monti Picentini. Sempre per eh, dare ai cittadini un'immagine di sicurezza integrata e condivisa che dia una maggiore percezione di tranquillità nonostante il difficile periodo. Sono state controllate oltre 150 persone, oltre 90 veicoli. Nell'albero di questa attività eh, tre persone sono state ritrovate eh, sperviste dei eh, DP, quindi sono state sanzionate ai sensi dell'attuale normativa. Altri 5 casi di eh, sanzioni al codice della strada e in più in questa attività di pressante controllo abbiamo trovato un arrestato domiciliare al di fuori della propria abitazione che è stato prontamente rintracciato e quindi tratto in arresto. Inoltre abbiamo eh, proseguito con dell'attività di iniziativa nel campo del, delle sostanze stupefacenti. Una ragazza in zona eh, di via Salvo d'acquisto è stata segnalata per articolo 75, mentre a San Mango Piemonte è stato. Ritrovato un piccolo deposito di stupefacente, parliamo di circa 350 grammi frascisce e marijuana, 1.550 euro in contanti. Il soggetto è stato trattato in arresto. Eh, particolarità aveva con sé anche due noccoliere e due tirapugni che sono state parimenti sequestrate unitamente al resto della merce. Comandante, posso chiederle anche, eh, dal suo punto di vista, il bilancio? I cittadini sono attenti ai nuovi dispositivi? Trovate spesso persone non in regola? I cittadini sono sicuramente attenti, eh, lo stanno dimostrando una resilienza veramente fuori dal comune, si vede anche insomma, nel naturale decremento delle sanzioni che stiamo erogando sia alle persone che ai locali, segno comunque di una maggiore responsabilità acquisita.